Ciao a tutti amici di Beer Channel e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del Nibbio Bruno. Il Nibbio Bruno è un rapace diurno. Bisogna fare attenzione a non distinguerlo con un suo stretto cugino che è il Nibbio Reale. Vediamo come distinguerlo. È un rapace di medie dimensioni, ma a differenza del cugino è leggermente più piccolo. Però ha una caratteristica che lo rende facilmente distinguibile. Infatti dispone di una coda forcuta, mentre il Nibbio Reale ha una coda biforcuta. Il dorso è principalmente marrone, mentre la testa, soprattutto negli adulti, è di un colore più grigiastro. Il Nibbio è diffuso in Italia soprattutto sulle coste e nella pianura padana. Inoltre il suo areale comprende tutta l'Europa meridionale, l'Oriente e anche l'Africa, infatti è un grande migratore. Il Nibbio Bruno, verso settembre, raggiunge l'Africa fino alle coste del Golfo di Guinea. Partendo dall'Italia, attraversa la Spagna, il Marocco, per poi giungere appunto il Golfo di Guinea. È un amante delle zone acquatiche e paludose, infatti il Nibbio può spingersi addirittura a nidificare assieme a delle colonie di ardeidi. Il nido può essere costruito fino a 1000 metri di altitudine, ma sono stati avvistati degli esemplari anche oltre i 3000 metri. Parliamo appunto della nidificazione. Raggiunge la maturità sessuale solitamente dopo i 3 anni, che può essere permanente o può anche avvenire solo nei momenti in cui appunto si riproduce. Il corteggiamento inizia quando il maschio spicca i primi voli nuziali. Inoltre, per viziare tra virgolette la femmina, porta a essa delle prede. Una volta che le coppie vengono formate, i nibbi giungono ai siti di nidificazione. Tra aprile e maggio depongono le prime uova. Tende a costruire il nido solitamente ad altezze di 20-30 metri, ma a volte può capitare che ce ne siano anche a 5-6 metri. In rarissimi casi può anche trovarsi a terra, in altri invece può anche essere costruito su pareti rocciose. Come possiamo vedere nella foto qua sopra, per il nido può anche essere utilizzata della plastica, come molti altri uccelli fanno, per carità, però è una caratteristica che sicuramente avvantaggia. Vengono deposte 2 o 3 uova che solitamente sono puntinate di bruno. Il periodo di incubazione può variare da 25 a 40 giorni, anche se in media si aggira sui 30. Le uova vengono covate da entrambi i sessi, ma prevalentemente dalla femmina, in quanto il maschio ha l'incarico di andare a cercare il cibo. I piccoli inizieranno a essere indipendenti intorno ai 40-50 giorni. Prima vengono nutriti e sostenuti dai genitori. Le covate di questo uccello inoltre hanno un'alta probabilità di sopravvivenza, infatti tra le più alte tra i rapaci. Come abbiamo potuto intuire, il Nibbio Bruno è un predatore, infatti si nutre principalmente di pesci, che pesca nei laghi e nei fiumi, e di prede anche di terra, come per esempio criceti, conigli e lepri. È astuto come uccello, infatti può anche nutrirsi di carogne lasciate da altri rapaci o addirittura nella savana, quando ci sono gli incendi per l'elevato caldo e l'aridità, si nutre dei mammiferi e piccoli insetti che cercano di scappare dalle fiamme. Quando è in caccia può superare una velocità di 30 km orari in volo. Il verso del Nibbio non è particolare, infatti è il classico grido acuto che compiono la maggior parte dei rapaci. Per farvi un'idea, ecco una breve traccia. Inoltre, il Nibbio, c'è da dire che è uno degli uccelli più longevi, soprattutto tra i rapaci, infatti può raggiungere i 25 anni di età. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!